Alle 9.33 ancora in studio con i nostri ospiti, Carmelo Barbagallo dell'USB Vigili del Fuoco e Carmelo Nasello, anche lui USB precario storico dei Vigili del Fuoco. E proprio con Carmelo abbiamo anticipato nel precedente collegamento questo problema che è stato denunciato più volte nel corso del 2018. Finalmente è uscito il bando che va a pescare, andrà a pescare tra i precari storici una lista d'esaurimento. Ecco, però ci sono anche dei paletti, no? Tra marzo ed aprile voi dovrete rispondere a delle prove anche fisiche. Esattamente, esattamente. Sì, il Ministero ha pensato bene di farci guadagnare alla grande questo posto ambito da Da noi tanti da anni. tanti anni. Dovremmo prepararci in maniera veramente seria, bisogna allenarsi seriamente perché le prove non sono, diciamo così, all'acqua di rose. Esatto. E comunque c'è la possibilità importante, dopo tanti anni, addirittura decenni nel tuo caso, Sì, finalmente di vedere riconosciuto l'impegno, l'attività e di avere un contratto. esattamente, dopo 30 anni quasi possiamo dire, finalmente sì. Io stento a crederci perché non è il momento in questo momento, però ci dobbiamo credere, Ecco, e infatti, io lo cioè, ancora ci dico. sono delle prove da superare, quindi Sì, non è detta l'ultima no, no, parola, però assolutamente, c'è però ottimismo. sì, c'è molto ottimismo, ci stiamo preparando ogni giorno e psicologicamente e soprattutto strutturalmente, cioè facciamo allenamenti abbastanza pesanti e beh, è anche giusto, insomma, se uno vuole Certo. fare il vigile del fuoco è chiaro che deve mettersi alla prova in primo se stesso e poi dare possibilità di aiutare agli altri. Carmelo Barbagallo, è un po' quanto avevate chiesto come sindacato da tempo, intanto tutelare questi precari storici che erano vigili del fuoco soltanto sulla carta, perché poi venivano chiamati per pochi giorni, quando venivano chiamati, e insomma siete contenti perché un poco, piano, poco a poco vi sono riconosciuti tutte quelle istanze che avevate rivolto al governo, quindi più mezzi, più personale, riconoscimento dei precari. Assolutamente, diciamo che da anni rivendichiamo sia l'assunzione dei precari ma anche lo smaltimento delle graduatorie dei concorsi pubblici. Questo fortunatamente sta avvenendo e si rimpinguerà il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con le unità che mancano. Ricordiamo che secondo gli standard europei dovremmo essere un vigile del fuoco ogni 1500 abitanti, allo stato attuale siamo uno ogni 15.000. La Sicilia e Catania soprattutto finalmente dovrebbero avere le unità che mancano. Catania sono 128, in Sicilia totale 500. Dovrebbero arrivare finalmente i mezzi Ecco, ma come vi le sono stati dati APS. dei tempi? In che tempo? Attualmente sono soltanto promesse, però la cosa che ci rincuora è che finalmente il direttore regionale, che è appena arrivato in Sicilia, Gaetano Vallefuoco, ha messo alla luce tutte le problematiche della Sicilia, ripeto, soprattutto su Catania, che ha un territorio come peculiarità unico, e a dicembre lo si è Che dimostrato. sono rimbalzate anche sui media nazionali, perché appunto queste carenze e questa volontà di potenziare il corpo sono state anche dichiarate pubblicamente, sono stati presi impegni pubblici da parte del governo, no? Assolutamente, anche le visite istituzionali che si susseguono nel nostro territorio hanno dimostrato e hanno fatto sì che queste carenze si mettono alla luce del sole, però noi ovviamente come sindacato rimarremo sempre sul pezzo qualora non dovessero verificarsi queste cose che loro hanno Certo. promesso. Noi torneremo nuovamente in piazza a protestare come abbiamo fatto negli anni precedenti per far sì che questo avvenga per la popolazione e per i lavoratori. Tornerete anche in radio a denunciare come avete fatto in passato. Ringraziamo Carmelo Barbagallo e Carmelo Nasello dell'USB Vigili del Fuoco per le notizie, le buone notizie in questo caso che ci hanno portato quest'oggi. Complimenti per il vostro impegno, per il vostro impegno sui luoghi del terremoto del 26 dicembre scorso e quindi a presto. Speriamo di dare la buona notizia, finalmente, questi contratti per i precari storici. A Grazie, presto. grazie. Grazie e buona giornata. Buongiorno, notizia prosegue, ancora tante notizie e approfondimenti, manca un'ora al termine del nostro programma, restate con noi.
Le 9:18, buongiorno notizie, il momento dell'ospite, anzi in questo caso degli ospiti che presentiamo subito, Carmelo Barbagallo dell'USB Vigili del Fuoco e Carmelo Nasello, anch'egli dell'USB. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno a Buongiorno. voi e buon 2019. E allora, è appunto il primo incontro del nuovo anno con voi, parliamo dei problemi che riguardano il corpo dei vigili del fuoco, ma iniziamo da un altro fatto importante perché i vigili del fuoco il 26 dicembre scorso sono stati chiamati ad un'emergenza importante, quella del terremoto appunto di Santo Stefano, terremoto che ha colpito diversi centri etnei, Zafferana con Fleri, Cireale con Pennisi e Pino d'Api, oltre che a Cisant'Antonio, Cicatena, diversi paesini, tanti i danni. E i vigili del fuoco sono stati subito mobilitati anche dal governo nazionale, sono scesi qua i viceministri. Insomma, si è evidenziato il lavoro dei vigili del fuoco, voi siete stati costretti a un super lavoro, ma si è evidenziata anche qualche carenza che voi denunciate da tempo, no? Sì, diciamo che il 2018 è stato un anno che veramente l'Italia è stata colpita in diversi punti con diverse calamità, Sì. quali ambientali e quelle del sisma, non ultima, no? Sì. Il 2018, come ripeto, è stato un anno di disastri ambientali che noi da anni denunciamo sulle criticità del dispositivo di soccorso e il 26 dicembre, diciamo che è stato, diciamo, l'ultimo clou per chiudere la stagione con il sisma nei paesi etnei. Sì, Quello che che ancora vi noi, sta tenendo impegnati. esatto, noi quello che abbiamo trovato nei primi attimi in quei territori veramente è stato un clima apocalittico, magari dalle TV non si vede tutto quello che noi abbiamo visto con i nostri occhi, no? Veramente zone, tantissimi danni che hanno causato case che veramente sono inagibili. Molte case E le inagibili. facce della popolazione veramente stremate per quello che avevano perso, speriamo che in tempi molto celeri possano veramente riavere le loro Voi, abitazioni. tra l'altro, ad Acireale avete istituito un vero e proprio presidio, un campo base, chiamiamolo così, non so in termini tecnici come si dice. Comunque, rimanete attivi sul territorio anche perché ancora ci sono tante verifiche da compiere insieme alla Protezione Civile, Sì, esattamente. Dopo la prima fase, quella emergenziale, che si tratta di recuperare le persone sotto le macerie, fortunatamente no? Non ci sono sono state state. poche, sono state soltanto due sotto le macerie. Dopo questa prima emergenza si passa a una seconda e poi a una terza fase, che è quella delle verifiche e quella della messa in sicurezza delle abitazioni, che ancora tutt'oggi stiamo effettuando. Ecco, Vigili del Fuoco, tra l'altro in copertina per alcuni interventi spettacolari che sono stati compiuti, soprattutto nei pressi delle chiese, perché per esempio a Pennisi ci sono stati questi recuperi di campane con degli interventi volanti, no? Vigili del Fuoco appesi, veramente appesi a delle gru, quindi un lavoro particolarmente delicato, oltre che difficile e pericoloso. Sì, esattamente, che ben se ne possa dire, il soccorso tecnico urgente è soltanto dei vigili del fuoco. Noi facciamo anche questo tipo di opera, fatto dal nucleo SAF e anche coadiuvato da altri settori, quali quelli della guida dei droni ed altri settori specialistici che solamente i vigili del fuoco hanno. Ripeto, la Repubblica Italiana è fondata ormai sui vigili del fuoco e il 2018 l'ha ampiamente dimostrato. Carmelo Nasello è un precario storico dei Vigili del Fuoco, con lui parliamo appunto delle problematiche perché abbiamo visto un grande lavoro, una grande competenza, anche un grande rischio che i Vigili del Fuoco assumono ogni giorno, soprattutto anche in questa emergenza, però a fronte di questo anche chi è venuto qui, i governativi, chiamiamoli Sì, così, sì. hanno effettivamente constatato che mancano mezzi, manca personale, i Vigili del Fuoco sono da potenziare, no? Benissimo, hanno adesso un grande serbatoio da poter attingere. Finalmente a dicembre, diciamo che il nostro atteso miracolo dopo tantissimi anni, ma tantissimi, finalmente è uscito il bando. Ecco, Ne abbiamo finalmente parlato anche da questi studi. sì, esattamente, che aspettavamo da anni che ci potessero far integrare finalmente a tempo pieno. Bene, adesso diciamo che la politica tutta ha compreso a maggior ragione, con diverse vittime purtroppo in tutta Italia e negli anni,
insomma, riguardo della carenza del personale, quindi essendo poca gente che possa operare e dare aiuto, quindi hanno capito che era immediato poter far sì che molta gente che storicamente era a casa e poteva essere Quindi un benissimo. bando che prevede, di rimpinguare il personale pescando proprio dai precari. E tra poco E non solo. ne parleremo tra poco con Carmelo Rasello e Carmelo Barbagallo dell'USB Vigili del Fuoco, perché restano con noi in studio, parleremo di questa importante opportunità per i precari storici.